100% ieri alla fiaccolata per Anastasia, per lei un palloncino bianco e uno striscione per ribadire il no alla violenza sulle donne, presenti anche la madre e la sorella della 23enne uccisa a coltellate. Da Foggia a Fano per rubare le auto e rivendere pezzi, arrestate 4 persone grazie alle indagini del commissariato diretto da Stefano Seretti. Terremoto delle Marche, la regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza. Il presidente Acquaroli ha scritto una lettera al ministro Musumeci e al capo dipartimento Curcio dopo la prima ricognizione dei danni. Virgo Fidelis, i carabinieri hanno celebrato la patrona dell'arma nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, la funzione religiosa officiata dall'arcivescovo Sandro Salvucci. L'interquartiere a Fano non si farà, sfumati 20 milioni di finanziamento per i quali il Ministero non ha concesso la proroga, l'opposizione va all'attacco e chiede le dimissioni del sindaco Seri e della Giunta. Inaugurata a Pesaro la nuova Piazza del Popolo, l'accensione dell'abete darà il via l'8 dicembre alle festività di Natale con un calendario ricco di iniziative, ma si punta a risparmio energetico, grande assente la pista di ghiaccio. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con la fiaccolata organizzata ieri nel centro storico di Fano per la 23enne ucraina uccisa a coltellate domenica 13 novembre. Centinaia le persone che hanno partecipato al corteo silenzioso arrivato in piazza per un momento di preghiera, presenti anche la mamma e la sorella della giovane insieme al gruppo della comunità ucraina. Cristiana Guerra. Quattrocento sono state le candele che nella giornata di ieri, nonostante il freddo e la pioggia, hanno illuminato tutto il centro storico fanese. La zona del Pincio, così come piazza 20 settembre, sono state invase da una moltitudine di fanesi e non solo. Una fiaccolata organizzata dall'amministrazione comunale a seguito dello sconvolgente omicidio di Anastasia, la ragazza 23enne che, nella città di Fano, ha trovato la morte dopo aver tentato di ricostruire la vita a seguito della fuga dalla guerra in Ucraina. Tante le persone di tutte le età che hanno scelto di esserci per esprimere e soprattutto gridare con voce unanime una sola cosa: no al femminicidio, no alla violenza sulle donne. Siamo qui per soprattutto essere vicini per un ultimo saluto ad Anastasia, al suo piccolo e alla sua famiglia, e per essere anche uniti in un momento di cordoglio come questo, che ha colpito comunque non solo lei e tutti i suoi cari, ma anche la nostra comunità. No alla violenza contro le donne, oggi e sempre. Sotto l'arco di Augusto, un corteo cappeggiato da uomini con uno striscione e un messaggio forte e determinato: gli uomini di Fano dicono no. Un'intera collettività unita per testimoniare la vicinanza alla mamma e alla sorella, giunte da pochi giorni in città e presenti alla manifestazione, a cui questa triste vicenda ha spezzato il cuore e indignato allo stesso tempo. Tantissime fiamme accese tenute in mano, in segno di lutto e a testimonianza allo stesso tempo di un diritto e di una speranza, la libertà di amare e di scegliere la propria vita. È un momento di vicinanza, con questa fiaccolata si vuole esprimere il dolore, l'indignazione verso questo ennesimo atto di violenza, vuole essere una condanna, vuole essere anche un affetto nei confronti di Anastasia, che adesso non c'è più, nei confronti della mamma, del figlio, della sorella, insomma di tutte le persone care intorno a lei, la comunità ucraina. E vuole essere richiamare anche l'attenzione nei confronti del femminicidio, che purtroppo colpisce ogni giorno, fa una vittima, e ci rendiamo conto che purtroppo non c'è confine, non c'è ceto sociale, non c'è regione, non c'è cultura. E la casistica ci dice che capita in tutti i ceti sociali, come dicevo. Nel caso di Anastasia è una tragedia nella tragedia, questa giovane ragazza, donna, mamma, fuggita dalla brutalità della guerra, dalle armi della guerra, ed è caduta vittima di un'arma del suo compagno, che compagno non era, perché un compagno non deve fare, non può fare mai un atto di questo tipo. E ci sono anche tanti uomini, questo mi fa piacere, perché siamo noi che dobbiamo condannarlo per prima. Una persona che si macchia di un atto di violenza verso una donna non è un uomo,
e quando vediamo queste cose, io che sono uomo, mi sento piccolo e mi vergogno di essere uomo in quel contesto. E allora con questa fiaccolata vogliamo dire no al femminicidio, vogliamo dire no a ogni forma di violenza. Presente alla cerimonia anche la comunità ucraina, che ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza alla famiglia. Vogliamo stare a un momento così difficile con la famiglia e esprimere il nostro dolore. Al centro della piazza la passione di Anastasia, la musica, il suono di una melodia, quella classica in particolare, che la giovane amava e che ha fatto vibrare in un clima rispettoso, silenzioso e denso di emozione l'intera piazza. Presente anche il vescovo di Fano, Monsignor Trasarti, che ha ricordato la giovane dagli occhi azzurri, verdi e solari. L'ha ricordata nei momenti in cui frequentava il centro pastorale, rimarcando come ancora ci sia tanto da fare per contrastare il femminicidio. Sul femminicidio bisogna cominciare a ragionare in maniera oltre. Dopo il lutto c'è un ragionamento. Che ci succede a livello affettivo? Che è capitato? Noi uomini, la padronanza, che cos'è? La cerimonia è terminata poi con una preghiera della comunità ucraina e un palloncino bianco salito in cielo. La polizia di Fano ha arrestato i componenti di una banda specializzata in furti di auto. Dopo alcuni colpi messi a segno nella città di Fano, gli agenti del commissariato, diretti da Stefano Seretti, avevano avviato le indagini col coordinamento della Procura della Repubblica. In particolare, l'attenzione dei poliziotti è stata rivolta alla rivendita illecita nella provincia di Foggia dei pezzi di ricambio delle autovetture munite di impianto di alimentazione a metano o di grossa cilindrata. A seguito di un arresto effettuato ad aprile e al recupero di due auto trafugate nei quartieri di San Lazzaro e Vallato, dopo un inseguimento, gli agenti avevano identificato i membri dell'intera banda che aveva base a Cerignola. I malviventi, di un'età compresa tra i 25 e i 45 anni, partivano dalla Puglia e arrivavano a Fano in tarda serata, per poi colpire a notte fonda. In questo modo allungavano i tempi per i proprietari delle auto di realizzare quanto accaduto e allertare le forze di polizia. Le vetture venivano forzate, avviate con l'utilizzo di una centralina di sostituzione, dopodiché i ladri ripartivano per il viaggio verso sud. Il Tribunale di Pesaro ha emesso un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dei quattro autori dei furti rintracciati a Cerignola, che gli agenti del commissariato hanno eseguito con la collaborazione della squadra mobile pesarese e foggiana e del commissariato della città pugliese. Non è escluso che i malviventi possano essere responsabili di altri furti compiuti a Fano, Pesaro e Mondolfo. La sala operativa della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta gialla per criticità idrogeologica valida in tutte le Marche dalla mezzanotte di oggi alla mezzanotte di domani, martedì 22 novembre. Il bollettino meteo prevede anche una criticità idraulica nella zona centrale della regione. E vista l'allerta, il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alle eventuali operazioni di soccorso, ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, delle strutture per l'infanzia da 0 a 3 anni, sia comunali che private, dei centri diurni per disabili, del centro diurno Alzheimer e del centro pomeridiano Il Germoglio per tutta la giornata di domani. La biblioteca Antonelliana resterà chiusa al pubblico. E questa mattina il presidente Francesco Acquaroli ha inviato la richiesta dello stato di emergenza per il sisma iniziato lo scorso 9 novembre sulla costa marchigiana settentrionale e ancora in corso. Come spiegato dal governatore, lo scorso fine settimana è stata completata la prima fase della ricognizione e così oggi si è proceduto ad inviare la richiesta al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al capo dipartimento Fabrizio Curcio. Le verifiche dei danni sono ancora in corso e i comuni le stanno facendo pervenire, ha dichiarato il presidente. Non appena sarà disponibile, trasmetteremo la ricognizione completa dei danneggiamenti e la documentazione più dettagliata. E a proposito di sopralluoghi, sabato scorso i pompieri sono intervenuti anche nel palazzo della Questura, dove è stato necessario rimuovere dei pezzi di cornicione lesionati o a rischio crollo. In via precauzionale è stato transennato l'angolo fra via Giordano Bruno e via del Fallo.
Torniamo ora a parlare dell'interquartieri a Fano, perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha concesso la proroga per l'utilizzo dei 20 milioni di euro oltre la scadenza del 31 dicembre 2022. Una notizia che ha provocato reazioni immediate dell'opposizione fanese. Per la Lega e Fratelli d'Italia, il sindaco Seri e la Giunta dovrebbero dimettersi. Fano ha appena perso 20 milioni di euro, un investimento che era atteso da tanto tempo e chissà quando potremmo rivedere. Tutto questo per l'inedia del sindaco, la pressapochezza amministrativa dei suoi assessori e la litigiosità della sua maggioranza. Tutto questo per noi è inaccettabile. Invece di chiedersi come e perché e di assumersi le responsabilità, il sindaco continua a cercare colpevoli altrove, incolpando i cittadini che giustamente si sono fatti delle domande, incolpando la minoranza che ha fatto il suo ruolo, e quindi al sindaco vogliamo chiedere: è il momento che si assuma le responsabilità oppure no? Vogliamo continuare con questo teatrino o vogliamo finirla per il bene di Fano il più presto possibile? Per questo chiediamo al sindaco e alla sua giunta di dimettersi e di dare alla città di Fano la possibilità di scegliere di essere amministrata da persone competenti. Oggi perde Fano, perde 20 milioni. E la cosa ancora maggiormente più grave è il fatto di ascoltare le parole anche proprio stamattina alla radio del sindaco, laddove si minimizza nessuna responsabilità in capo all'attuale giunta, le polemiche importanti e i contrasti che vengono anche all'interno della propria maggioranza vengono appunto minimizzati come il gioco delle parti, come qualcosa che è di tutta normalità, e pertanto Fano effettivamente una città litigiosa. Questo è veramente inaccettabile, intollerabile, e assistiamo effettivamente a una perdita importante, progetti importanti, laddove dove anche la Regione, attraverso l'assessorato competente, ha dato sempre la massima disponibilità a considerare e valutare assolutamente l'impiego di queste somme. Per cui sicuramente c'è un atto dovuto di responsabilità che non può portare al fatto che questa giunta si deve dimettere. A chiedere le dimissioni della Giunta Seri anche i consiglieri del Movimento 5 Stelle, che hanno definito intollerabile la perdita del finanziamento. Una notizia che ha una duplice valenza per la nostra città. Siamo ovviamente contenti che la variante di Gimar sia tramontata, un'opera che da sempre abbiamo osteggiato, inutile come hanno dimostrato i dati, dannosa per l'ambiente e assolutamente svantaggiosa sotto il profilo costi-benefici. Allo stesso tempo però siamo anche molto arrabbiati perché questi 20 milioni potevano essere utilizzati per un intervento che avrebbe davvero fatto del bene al traffico e alla viabilità della nostra città. Noi da sempre proponiamo una complanare parallela all'autostrada che avrebbe drenato il traffico a partire da Fano Sud, che purtroppo è funestata da diversi incidenti, anche mortali, con una frequenza che è insopportabile. E le nostre proposte, che abbiamo più volte portato all'attenzione del Consiglio Comunale, sono state sempre bocciate dalla maggioranza, però hanno avuto anche, nella migliore delle ipotesi, l'astensione dei consiglieri di Lega e di Fratelli d'Italia, che quindi se ne sono sempre lavati le mani, anche se oggi anche loro insomma fanno i paladini contro la variante di Gimarra. A questo punto per noi è assolutamente intollerabile che in 4 anni in cui questi soldi sono stati a disposizione del Comune di Fano, la Giunta non ha saputo assolutamente che farsene. Noi abbiamo fatto in modo che tutti i consiglieri avessero tutti gli elementi e le carte in regola per prendere una decisione che fosse la più ponderata e utile possibile. Questo purtroppo non è avvenuto e quindi chiediamo ovviamente le dimissioni della Giunta Seri, a partire dal sindaco e appunto insieme a tutta la sua giunta, perché una responsabilità politica così pesante deve essere anche collettiva. Secondo noi insomma è ora di voltare pagine, di aprire una nuova stagione che sia fatta di competenze, che non consenta a questa città di perdere delle risorse che sono storiche e irripetibili.
Ancora cronaca, una fanese di 64 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. È successo questa mattina alle 12.40 a Fano. Da una prima ricostruzione, una Ford EcoSport condotta da una fanese di 71 anni stava percorrendo via Tommassoni in direzione Monte, quando nell'immettersi su via della Giustizia ha urtato la donna. Sul posto il 118 che l'ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce e la polizia locale per i rilievi di legge. La Giunta regionale ha approvato la costituzione delle 5 aziende sanitarie territoriali delle Marche, Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata e Pesaro. Le aziende avranno personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, organizzativa, amministrativa e contabile. La rivoluzione che sostituisce gli ospedali unici con quelli del territorio procede a passi spediti, ha commentato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini. L'obiettivo è anche quello di ridurre le liste di attesa e inefficienze. L'assessore ha fatto l'esempio della provincia di Pesaro Urbino, dove operano due enti del servizio sanitario, l'area Vasta 1 e Marche Nord, con la percentuale di mobilità passiva verso l'Emilia Romagna più alta delle Marche. Con una ulteriore delibera sono state nominate fino al 31 dicembre 2022 la dottoressa Nadia Storti, commissario straordinario dell'azienda sanitaria unica regionale, dunque l'ASUR, e la dottoressa Maria Capalbo, commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Riuniti Marche Nord. Entrambi infatti hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 novembre. Ci spostiamo a Pesaro, dove questa mattina l'Arma dei Carabinieri ha festeggiato la padrona Virgo Fidelis. Filippo Pucci. Si è svolta a Pesaro, all'interno del Santuario della Madonna delle Grazie, la celebrazione in onore della Virgo Fidelis, patrona dell'Arma dei Carabinieri, proclamata ufficialmente nel 1942 da Papa Pio XII. La ricorrenza della patrona è stata fissata dallo stesso pontefice nella giornata del 21 del mese di novembre, data in cui la cristianità celebra la festa liturgica della presentazione di Maria Vergine al Tempio. Il titolo di Virgo Fidelis era stato sollecitato in relazione al motto araldico dell'arma fedele nei secoli, uomini e donne in divisa, sempre pronti al servizio della comunità in qualsiasi circostanza. Questa mattina la funzione religiosa, officiata dall'arcivescovo Sandro Salvucci, ha visto la presenza delle maggiori cariche civili e militari, molti fedeli, i comandanti delle compagnie carabinieri di Pesaro, Fano e Urbino e la presenza del comandante provinciale, il colonnello Gianluigi Cirtoli, che ha ricordato tutti gli uomini caduti in servizio. Sì, i nostri caduti che ogni anno purtroppo ci lasciano e quindi noi facciamo il nostro massimo, abbiamo il nostro massimo impegno. Questo NAUMAC, che è l'ente assistenziale nostro, ci permette di fornire assistenza materiale ma anche, diciamo così, sostanziale a quelli che sono i figli e ai familiari dei nostri caduti, e li permette di accompagnare per tutto il periodo scolastico fino anche all'università. La giornata è stata l'occasione anche per commemorare l'81esimo anniversario della battaglia in Africa nel 1941. Sì, un particolare momento, un fatto d'arma molto importante in cui il primo battaglione mobilitato del carabiniere Zaptie ha dato prova, diciamo così, di grande impegno e dell'estremo sacrificio che ha permesso di, diciamo così, per circa 3 mesi di mantenere un caposaldo prima di essere battuti da quella che è la forza sovracchiante e le forze avversarie. È possibile invece stilare un bilancio di questo anno? L'impegno è massimo, fare bilancio è sempre, dare dei numeri è sempre abbastanza complicato, possiamo dire anche negli tragici fatti il massimo impegno è sempre ottenere il risultato per permettere in qualche modo, dopo anche l'ultimo fatto tragico di sangue che è accaduto a Fano, di riportare quantomeno un minimo di tranquillità alla popolazione. E adesso la segnalazione di un nostro reporter che denuncia lo stato di degrado dell'asfalto in diverse strade di Sassonia, come in via Gentile da Fabriano, via Bramante e viale Dante Alighieri. Il telespettatore chiede come mai siano stati tralasciati dei tratti durante i lavori di asfaltatura. Infatti in alcuni punti la situazione è diventata pericolosa, così come lo è il parcheggio dietro alla stazione ferroviaria a lato dello Sport Park, per il quale si attendono i lavori annunciati dall'amministrazione comunale. Cambiamo argomento. Con un gioco di luci e colori, ieri pomeriggio è stata inaugurata la nuova Piazza del Popolo a Pesaro, dopo i lavori di manutenzione straordinaria previsti dall'amministrazione comunale. È uno spazio che farà da palcoscenico al crescendo rossignano verso la capitale italiana della cultura, commentato Ricci. Quello del 2024 sarà un appuntamento importante al quale non possiamo farci trovare impreparati. L'assessore al fare Riccardo Pozzi ha elencato invece i numeri dell'intervento: 4.000 metri quadrati di piazza rinnovata,
durata, 600.000 euro di spese e 10 settimane di lavori ininterrotti, settimane in cui è successo un po' di tutto, ha ricordato, prima con il georadar, poi con i ritrovamenti degli scheletri. Abbiamo potuto riscoprire alcuni aspetti della storia della nostra città. È stato un cantiere dove tutto ha funzionato bene, ha concluso, e che ha battuto i tempi previsti dal cronoprogramma. In quella stessa piazza, l'8 di dicembre, si darà il via agli eventi natalizi con l'accensione dell'albero, spettacoli e divertimento. Sarà un Natale diffuso, solidale, ma con meno spreco d'energia. Non ci sarà la pista di ghiaccio. Oh, happy day. È pronto a scaldare la città, Pesaro nel cuore. Il calendario di iniziative dedicato alle festività promosso dal Comune. Sarà un Natale ancora più bello, assicurato sindaco, ma con meno energia sprecata, per essere in linea con il periodo storico che stiamo vivendo. Come sempre, ha detto Ricci, ci siamo dovuti adeguare alle condizioni in cui ci troviamo. Per 2 anni alle restrizioni del Covid, ora a quelle dovute al caro energia e all'inflazione. Ma sarà comunque un Natale ricco di iniziative, fantastico, ha detto, il cui punto d'incontro sarà la rinnovata Piazza del Popolo, grande assente, la pista di ghiaccio. A dare il via agli eventi sarà l'accensione dell'abete più illuminato d'Italia, ma a basso consumo grazie alle 100.000 luci a LED. L'appuntamento è per giovedì 8 dicembre alle ore 18 con una cerimonia di apertura che sarà un tocco al cuore e che stupirà con effetti speciali e con le canzoni interpretate dal coro Grillo d'Oro. E cominciamo un po' più tardi quest'anno per dinamiche legate alla disponibilità della piazza, visto il rifacimento del manto, ma non per questo non sarà un Natale altrettanto bello, anzi abbiamo preparato un programma veramente interessante, un programma più articolato e più, diciamo, bello rispetto agli altri anni, proprio perché volevamo far sì che, nonostante il caro energia che ci ha portato via pista di pattinaggio e luminare nel centro storico, possiamo in qualche modo scaldare il cuore dei pesaresi e dei tanti turisti che ci verranno a trovare in questo periodo. E quindi si accende Pesaro nel cuore dall'8 di dicembre all'8 di gennaio in Piazza del Popolo e in tante altre location della città. Avremo la possibilità di assistere a spettacoli di danza, spettacoli di musica, avremo la possibilità di assistere agli spettacoli di coccole sonore che porteranno in centro a Pesaro tanto divertimento, avremo la possibilità di gioire assieme a delle performance di cori gospel che in città e porteranno l'atmosfera natalizia, e tutto questo per, come dicevo prima, per far sì che turisti e cittadini possano vivere questo Natale e magari, ecco, in maniera calda, in maniera unita. Coinvolti anche gli studenti del liceo Mengaroni, che arricchiranno l'abete con decorazioni da loro ideate e realizzate. Farà da cornice invece il mercatino composto da 25 espositori. Questa è una pagina di Natale che abbiamo decorato in classe durante le ore di laboratorio. Possiamo vedere che sui toni del blu e del bianco e dell'argento abbiamo usato degli smalti e ci siamo ispirati a diverse palline di tema di paesaggi vintage. È stato un progetto molto bello, proprio perché noi generazione Z siamo abituati al moderno, alle luci, a vedere tutto tecnologico, e ci ha aperto uno spiraglio, un faro su magari tradizioni che avevamo dimenticato e avevamo abbandonato. E secondo me, come ha detto la prof Pagnini, è stato un bellissimo progetto che ci ha dato il Comune di Pesaro, e speriamo anche i prossimi anni di continuare così. L'8 dicembre ci sarà anche Pesaro Village con un personaggio di grande impatto, l'uomo di ghiaccio guidato da un Babbo Natale spaziale. Ad elencare invece le proposte di DNA il CEO Carlo Rossetti. Quest'anno siamo sul palco, dove ci sarà praticamente uno spettacolo tratto dalla puntata che è in onda su Cartonito in questo momento della serie Whisky sui Amici. Quindi sarà uno spettacolo interattivo, farà video coloratissimi, bellissimi, canzoni, balletti e recitazione. Inoltre saranno presenti i laboratori Mele Gatti Lab, protagonisti di una storia natalizia che proseguirà seguendo un calendario dell'avvento e che chiamerà i bambini a ricomporre i 24 pezzi di una ricetta che un cattivo ha sparso per il mondo. Spazio anche al tema dell'alimentazione, che verrà affrontato insieme ad esperti di nutrizione e chef, con un'attenzione al risparmio energetico ed economico. Abbiamo un ulteriore laboratorio invece con la Lega del Filo d'Oro, dove facciamo delle esperienze sensoriali sul Natale. Le famiglie verranno bendate in un gioco, dovranno riconoscere delle cose, e l'abbiamo già fatta a Milano a Bimbi in Fiera ed è stata una cosa molto interessante e divertente.
Il Natale di Pesaro sarà anche solidale, in particolare in via Curial, dove verrà allestito il villaggio Natavis. E perché di solito parlare di sangue viene associato sempre a un evento brutto, invece noi lo vogliamo associare a un evento bello che è quello dell'atmosfera natalizia, e abbiamo creato appunto questo piccolo villaggio dove ci sarà un piccolo pony, e la casetta di Babbo Natale e l'angolo per scrivere le famose letterine per poi spedirle direttamente nella cassetta di Babbo Natale che si troverà lì. Quindi vi chiediamo a tutti di allungare la passeggiata fino a via Curial e di venirci a trovare. E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Maria Linda Piersanti e a Lino Ugolini, che hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, nozze d'oro per questa coppia residente a Carignano di Fano. Auguri anche da tutto lo staff di Fano TV. Tra poco trasmetteremo un approfondimento dedicato alla giornata regionale del commercio eco e solidale. Invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti per la rassegna stampa. Buona serata a tutti e arrivederci a domani.